È finito a reti inviolate il derby tra Taloro Gavoi e Nurese disputato questo pomeriggio al Maristiai. Una gara che nel primo tempo ha offerto qualche emozione, ma che nella ripresa ha visto Taloro e Nurese più preoccupati di non perdere che di vincere. Alla fine il pareggio è giusto e il punto conquistato consente alla Nurese di mantenere il primato in classifica in coabitazione con il Fertilia e il Porto Corallo. La cronaca. Dopo un avvio guardingo, la Nurese preme sull'acceleratore e al settimo sfiora il gol con Falchi che impegna Zani. Al nono la replica dei padroni di casa su punizione con Lai che impegna Deliperi che però respinge senza problemi. La Nurese insiste, al dodicesimo sfiora per due volte il vantaggio che però non arriva per le prodezze del portiere di casa. Balzano, servito da Cocco di testa, costringe Zani al miracolo. Sulla respinta si avventa Biscu, ma l'estremo difensore si supera ed evita il gol. I padroni di casa si scuotono e al diciottesimo Cherchi ha l'opportunità di far male alla Nurese. Il numero 7 rosso-blu si avventa su un cross dalla destra, ma il suo tiro finisce a lato. La Nurese però non si spaventa e continua a mantenere l'iniziativa. Al 19esimo, splendida combinazione tra Falchi e Balzano, che da ultima posizione conclude fuori. Dopo una fase di stanca nella parte centrale del primo tempo, il Taloro si riaffaccia dalle parti di Deliperi. Al 33esimo ci prova Mario Fada su punizione, ma la sfera finisce alta sulla traversa. Nel finale non succede niente, le due squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa, la prima occasione capita al Taloro. Cherchi al secondo minuto su punizione serve Fadda che di testa manda fuori. I padroni di casa ci provano e al 17esimo con Riccardo Sanna di testa impegnano Deliperi che però risponde con una grande parata. Le occasioni nella ripresa sono rare. Nei minuti finali Taloro e Nurese sembrano trovare nuove energie. Per i padroni di casa ci prova Cherchi, ma Deliperi fa buona guardia. È il 41esimo. 2 minuti dopo Cocco ha la palla dell'1-0, ma Zani respinge. Il tiro di Lepore finisce fuori. Nel finale non succede nulla e le due squadre si devono accontentare della divisione della posta.